Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Atti Gaming. Siamo qui ancora su Prison Architect. Allora, prima di tutto vi devo dire una cosa subito, così a scoppio. Allora, uno youtuber potrebbe dire: ma che me ne faccio io della community? Cioè, basta che mi guardano i video, poi che cazzo ci faccio? E invece no, perché la community, voi siete preziosissimi ragazzoli. Allora, comincio subito con tutti i consigli che mi avete dato. Il primo consiglio è stato: potreste avere un bug perché la traduzione in italiano è buggata. Ed era vero, infatti l'ho ripassato in inglese. Infatti adesso vedete, mi fa di nuovo scegliere i detenuti che voglio giornalmente e non prenderli tutti come l'altra volta. Dell'altra volta me ne sono arrivati tipo una quindicina all'incirca. E quindi siamo arrivati a 35. Quindi va bene, pensavo peggio, pensavo mi arrivassero tipo una sessantina tutti insieme. Invece no, mi sono arrivati soltanto una parte. E adesso possiamo scegliere quanti video arriveranno al giorno. Per il momento ne metto due. Anzi no, per il momento sì. No, no, ne metto zero, vanno bene quelli che ci sono. Ok, basta così. 35 minuti per il momento vanno benissimo. Detto questo, praticamente allora ci mancava praticamente un po' di cosine. Prima di tutto dovrò cambiare le varie porte delle celle di isolamento. Mi sono sbagliato, ho messo il blindo invece di andare a messa la porta quella perfetta, quella apposita per le celle di isolamento. Mi sono proprio dimenticato, cioè non ci ho fatto proprio caso. Il magazzino lo avevo, eccolo, costruito già, lo storage, eccolo qua. Forse l'altra volta non ve l'avevo mostrato. Che mi sono dimenticato? Che mi sono dimenticato? E niente, adesso rimetto un attimo il gioco in italiano e poi ricominciamo. Ok, allora eccoci tornati. Ho cambiato la traduzione, ho cambiato proprio il metodo di traduzione e questo funziona infatti. Quando vuole funziona, ma adesso ecco così, ecco funziona. Perfetto, l'ho trovata un'altra. Perfetto, allora io vi ringrazio ragazzi per tutti i consigli che mi date ogni giorno. Cioè facciamo un attimo il punto della situazione. Qui io assumo 3 pattuglie e non riesco ancora a capire perché non me ne fa assumere. Perché io in realtà ho assunto 3 addestratori cani. La guardia armata più di due non le posso prendere. Cioè io le pattuglie le ho messe. Dove cacchio stanno? Ecco le pattuglie a cane. Io le avevo messe. Ah, poi adesso anche quello delle zone guardiamo subito. Ecco le pattuglie le avevo messe, ma non ho capito perché non ci sono. Vedete, una me la dà. Eccola qui. Le altre due non so dove cacchio siano finiti. Ecco, dico una qui, ecco. No, questo è il custode. Addestratore di cane, addestratore di cane. Lui, addestratore di cane. Ok, vabbè. Comunque. Eccoli qua. Allora, io queste pensavo che erano tipo le zone della sicurezza. Invece, da come avete fatto capire voi, queste sono le zone dove possono accedere i detenuti. Quindi, mensa e questa possono accedere tutti. Qui possono accedere. No, qui soltanto personale dobbiamo mettere. Solo staff. No, possono accedere solo staff. Ok. Lavanderia possono accedere tutti. Gli uffici soltanto lo staff. Questo soltanto lo staff. La cucina soltanto lo staff. La doccia. Cioè tutti. Il cortile tutti. La sala in comune tutti. Questo tutti. Questo tutti. Questo tutti. Questo tutti. No, questo soltanto lo staff e questo soltanto lo staff perché qui in realtà non ci può andare nessuno. Detto questo, dovrei aver messo tutto. Cioè, lo dovrei aver messo bene adesso, penso. Vediamo un po'. Cioè, così dovrebbe essere a posto. Torniamo alla logistica. Qui c'è la distribuzione del vitto, ok, lavanderia. Lavanderia in teoria dovrebbe distribuire anche qui. Però non capisco perché distribuisce soltanto una alla volta. Prima me ne distribuiva di più. Un po' se io faccio così. No, ecco, no, fa come cazzo gli pare. Vabbè, te la famo così. Qualità stanze. Vediamo un po'. Allora, perché la TV? Io per dire la TV ce l'ho messa. Forse ancora non l'hanno installata. Per da vedere sto fatto. Infatti non sono state installate ancora, devono installare tutto. Ah no! Ok, sono arrivati tutti i detenuti. Adesso abbiamo 57 detenuti che stanno a aspettare.
il problema più grosso, raga, il problema più grosso è che sono tutti di massima sicurezza. Cioè, vabbè, sarà un po' un disastro, però adesso risolviamo, dai. Allora, smonta oggetto, perfetto. Poi, madonna raga, che casino. Edificio dei mattoni. Vai. Facciamo un bel edificio così. E così. Ok, fino a qui ci siamo. Oggetti. Servizi. Qui. Centrale elettrica. Bisogna dargli un'altra po' di potenza. Poi. Servizi. Tubo idraulico, bam. Ok, perfetto. Così almeno portiamo l'acqua. Cavo elettrico, via. Perfetto. Poi qui c'è da rimuovere questo muro. Vediamo un po'. Ok, materiali. Sgombrare interna. Ecco qua. Questi 3 metri, perfetto. Allora, per il momento ho costruito tutto sto ambardam roba. Poi c'è subito un'altra cosa. Qui bisogna aumentare un po' le dimensioni praticamente dell'area fuori, perché fa un po' schifo, dico la verità. Quindi faremo così. Ecco qua, e così. Così questo sarà il nostro nuovo cortile. E vediamo un po'. Ecco. Io quello che non capisco è, rimuove le gallerie, ma io le gallerie non le vedo. Forse sì. Cioè, tipo questa è una galleria? O è soltanto sporco? È quello che non capisco, cioè come fa a vedere le gallerie? Comunque vabbè, per il momento lasciamo sta com'è. Sgombra l'interno, anzi demolisci il muro. Questo lo togliamo. E il cortile, servizi, stanze, dove cavolo è? Mi sono perso. Eccolo, stanze. Il cortile, eccolo qua. Mi tocca aspettare che costruisco il muro perché non mi ricordo quanto l'ho fatto grosso. Quindi per il momento solo le porto tutti qui dentro e sarà un disastro perché... Quanto è lungo il guinzaglio di sto cane, raga? Ok, il cane si era bloccato da un'altra parte addirittura. Ok, perfetto. Qui io... Madonna, sta sono i tre pattugli, mi sta a far venire... il coso. Doc educazione tramite burocrazia. Costruisci un'aula scolastica. Costruisci 20 banchi di scuola. Per i 15 giorni che passano il corso di educazione primaria. Per i 5 minuti che passano il corso di educazione secondaria. Questa potrebbe essere un'ottima missione. Ma veramente un'ottima missione. Questo è il lavoro della prigione. Produci 30 targhe. Io questo ci voglio provare, ma non so di preciso che, dove cacchio gli le può produci queste stanze. Lavoro. No, che stanza è quella per fargli producere targhe? Stanza polizia, biblioteca, selvicultura, aula scolastica, stanza della posta. Non c'ho proprio idea. Comunque abbiamo piano piano il negozio. Vabbè, mo faremo un po' di... Guarda quanto cazzo di detenuti c'ho. C'ho proprio troppi. C'ho tutta la gente al lavoro, a stralavoro, perché praticamente è impegnatissimo. Dovrei assumere un po' dei lavoratori in più. Infatti penso che proprio quello che farò, perché... Oh, ma che arrivi tutti? Oh, nessuno! Ah beh, fermi, ok, tutto chiuso. Me l'ha preso. Per un attimo mi era preso un colpo, raga. Staff, ok. Staff, operaio, vai.
ne assumo altri 3 perché qui la situazione è un po' critica. Allora, oggetti. Intanto, madonna raga, cioè, non ci so capire più un cazzo. Porti isolamento, usi almeno quelle che sono sistemate. Non ci sto capendo veramente più niente. Ok, vediamo un po' qui come siamo messi. Oggetti, intanto qui ci facciamo una porta dello staff. Perfetto. Anche se qui toccherà farci tipo una sorta di recinzione, perché per il momento perlomeno faccio una recinzione perché non mi piace. Un muro perimetrale. Dove cavolo è la recinzione? Oggetti. Grande finestra. Dove cavolo stava la recinzione? Vabbè, se ti dico che avevo un muro. Tanto qualche cosa ci faremo scappa fuori. Almeno non gli sepia il mago di OPG. Per il momento. Poi dopo lo sistemerò. Allora, intanto questi sono cazzati perché logicamente stanno qui. Noi adesso piano piano cercheremo di dargli una sistemazione. Bisognerà fare. Allora, come mi avete detto voi, il metal detector qui non è una brutta idea. Cabina telefonica, dove cavolo sta il metal detector. Eccolo qua. Allora, il metal detector qui è un'ottima cosa. Uno qui e uno qui. Sto appena un po' tutti di lavoro, però sti cazzi. Ok. Qui ce l'abbiamo messo, perfetto. Questi ancora sono qui di fuori, non sa che cazzo stanno a fare. Qui dentro sono pieni come l'uovo. Richiede un'entrata, io ce l'ho. Ho detto di smonta questa testa di cazzo. Ho detto di smonta, vabbè. Sono un po' stronzi pure qui. Per il momento vi metto un'entrata qui, fatela abbassare. Cioè, io gli ho detto di smontare praticamente questa parte qui del muro, ma se ne sono fottuti altamente praticamente. Poi mo se la mento, diciamo qui serve un'entrata. Grazie a cazzo. Allora. Ok ragazzoli, eccoci qua di nuovo. Allora, ho messo un attimo, diciamo, ho fatto un po' di lavori, però ho mandato un po' avanti veloce perché altrimenti vi sareste un po' annoiati, diciamo. Vediamo un po' che manca, perché qui dice che non gli arriva l'acqua. Ah, perché giustamente non gli arriva l'acqua. Non gli va così. Ok, allora ho fatto un altro po' di celle qua su, in modo che praticamente posso sistemare tutti i nuovi detenuti. Adesso c'ho 63 posti su 54 detenuti che insomma ci sono. Ho fatto la cappella, un altro ufficio per l'avvocato che non ce l'aveva. E il negozio ora c'è un problema. Perché qui mi dice, adiacente alla stanza, ma non mi dice la stanza praticamente. Quindi non so che cazzo di stanza devo fare adiacente. Quindi se qualcuno di voi lo sa, me lo dicesse nei commenti, a quale stanza va adiacente il negozio. Detto questo, allora, qui, la cella questa si è svuotata per fortuna. Questo è andato in isolamento. E io direi di ho assunto qualche altra guardia, qualche altro cuoco, insomma un po' in generale così. Adesso sembra funzionare tutto nei nostri piani, tutto abbastanza bene. Queste le possiamo pure cancellare, direi. Allora, una cosa, qui mi dice produci 30 targhe. Allora, vediamo un po'. Con che cavolo vanno prodotte queste 30 targhe? Ovviamente la redditività, per questo sono disposto ai miei fondi e costruire officini. Ma ritenuti in forza. Ok, quindi vediamo un po' se posso fare l'officina. Ok, eccola qua. L'officina va 5x5. Queste sono qua 1, 2, 3, 4. Non mi centrerà mai qui, però qui sì. 1, 2, 3, 4. Eccola, facciamo. Vai a cagare. Ecco, la facciamo un po' più grossa, la facciamo così, una bella officina grande. Ok, perfetto. Oggetti. Facciamo il muro qui. Tutto un po' molto stretto, come vabbè, di solito le nostre cose sono sempre molto strette.
Oggetti, ci mettiamo una porta normale in modo che tanto nell'officina hanno poco da fare. Però ci mettiamo un bel metal detector perché quando escono dall'officina me puzzano a me. Ok, così. Un bel metal detector. Poi mette, allora, sega circolare. Madonna, qui certo metti in mano una sega circolare non è proprio la cosa più bella che potevamo fare, però vabbè. Allora, pressa target tavolo. Pressa target, eccoli qua. Due belle pressa target e il tavolo. Tavolo qui, ok, così. Uno qui e uno qui. Perfetto, allora bella officina che abbiamo fatto. Ci voglio fare pure il pavimento perché mi sento figo oggi. Il pavimento in cemento perché essendo un'officina, insomma, il pavimento in cemento ci sta figo. Ok. Perfetto. Così allora adesso possono lavorare, possono producere targhe, possono fare che cacchio gli pare. Cioè, qui dentro ormai praticamente sta prigione è diventata proprio piena di ogni comfort. Anche se qui comincia a aumentare un po' il fattore di rischio. Quindi io direi di fa. Allora, bam, famo una bella ricerca perché qui c'è qualcosa che mi puzza, che senza... Allora, ho messo il coso per il contrabbando, eccolo. Cioè, richiesta, i coltelli ce n'è un puttanaio, gli utensili ce n'è un puttanaio, i narcotici ce n'è un puttanaio, c'è pure la richiesta. Però la cosa che più richiesta sono i lussi, cioè i cellulari, tutta sta roba qui è richiestissima e c'è pure un puttanaio di contrabbando. Quindi adesso noi famo una bella ricerca, così togliamo un po' il tutto e la gente andrà un po' in punizione perché se la meritano. Allora, vediamo un po' che ci manca da guardare. Che ci manca da guardare. Ah, qui bisogna mettere solo sta. No, ho fatto una cazzata. No. Ok. Perché questa non me la segna? Ah, beh, perché non ci ho messo le porte. Io sono un coglione. Allora, porta staff e porta normale. Ecco perché non me le segna come stanze a parte, diciamo. Devo ancora capire se pattuglie, vabbè, prima o poi lo capiremo. E qui stanno ancora finiti, ok, la perquisizione. Ok, è stato dato un trapano, è stato dato l'accendino, i cellulari, la sega, le sigarette, il liquore, è stato trovato di tutto. Cioè, allora adesso ve l'ho fatta, non mi fate incazzate brutto voi, guarda che casino! Cioè, ve l'ho fatta più grossa, perché vi state a concentrare tutte qui a fare il disastro? Perché? Perché sta cosa? Guarda che disastro! Non si sa proprio perché stanno a fare sto casino. Comunque, qui si è bloccato la ricerca, non so per quale motivo. 359 su 375. Però vabbè, intanto un po' di roba è stata trovata, qui in casa sono cazzatissimi. Ognuno però c'ha la sucella. Questa non funziona perché logicamente io non gli ho mandato corrente. Ecco, qui devo mandare corrente un po' a tutto. Qui e qui così. Però sicuramente adesso questo esplode. Bam, condensatore. Vediamo un po' se riesco a buttarci un'altra. Ecco. Che è meglio. Se butto un'altra centrale elettrica perché almeno dovrei soddisfare il totale bisogno di corrente elettrica. O perlomeno spero. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, adesso non c'è più corrente da nessuna parte. Che cazzo? Perché non c'è più corrente? Oh. Che è sta cosa? Perché devi la corrente dappertutto? No, non scherziamo. Oh, non scherziamo. C'è qualcosa che non mi quadra qui, raga. Smonta utility, smontala. Veloce. Perché è successa sta cosa? Andatela a smontare, però. Oddio, guarda qui adesso. Io già me lo immagino che succede il casino, raga. Fate ripartire sta corrente. No, non riparte più. Oh, cazzo è successo? Raga, perché non mi dà più corrente? Interruttore funziona. No, raga.
qui c'è qualcosa che non mi quadra, c'è il pericolo. Oh, fate ripartire. Accendere, vai, accendete. Ok. Ecco, ecco che cazzo era successo, si era spento. Non so per quale assurdo motivo si era spento, ma... Quindi, fammelo un altro. Vediamo che succede. Sì, ma allora è stato riacceso. Ah, ok, ok, ecco perché. Perché col fatto che ho fatto un nuovo interruttore si è interrotta la... Cioè, questo sta mandando a corrente da un'altra parte. E questo accendere, ecco. Sta andando a pa, ecco. L'ho messo nel modo sbagliato praticamente. Ecco, vabbè. Non mi tocca spendere un sacco di soldi, che bello che ho capito. Vediamo se così funziona. Mi tocca spendere proprio un puttano di soldi. Ecco, arrivo tutto a malora. Ok, vai, vai. No, non gliela fa. Non gliela possono fare, raga. Perché? Perché continuano a fare così? Che cazzo c'hanno? Ok, l'accendo, va in corto. Se accendo pure questo, mezzo un patù, ma va in corto. No, dai, raga, non si sta a sentire sta cosa. Perché cazzo c'hanno adesso? Ah, vediamo il sistema un attimo. Oddio, che casino dei cavi, guarda. Cioè, è una cosa impressionante. Allora, vediamo di collegare un attimo questo con questo e questo la colleghiamo con questa, vediamo se funziona così. Raga, io non sono elettricista, non so perché va. Ok, così è partita e sto accendo pure questa. Ah, ok, fermi tutti. Mi basterebbe togliere questo, vediamo un po' se così funziona, e questo. Ok, così in teoria, perché qui c'è sempre la teoria, dovrebbe funzionare. Vediamo. Allora, qui perfetto, adesso c'è corrente dappertutto. Questi stanno andando un po' troppo in giro. Ci provo, raga, non vi assicuro niente. Aspettate. Bam! Adesso un po' tutto. Perché? Perché succede sta cosa? Connetti a questo. Ma che cazzo lo connetto qui? Connette dal cazzo, connettete. Madonna bellissima. Perché sta succedendo sto casino? Intanto qui accendete. Poi devo capire perché va in corto. Un po' lo capirò. Bam! Niente. Ah, ok, fermi. Ho capito. Smantella questo, smantella questo. E questo uguale. Forse ho capito come non mandarli in corto, raga. Forse ci so. Ok. Adesso non dovrebbero andare in corto. Accendere. E accendere. Sì! Sì, cazzo, sì! Ce l'ho fatta. Bastava soltanto fare due impianti separati che non possono stare sullo stesso generatore. Ci sono arrivato. Qui si sono tutti incastrati. Comunque, adesso ho l'idea di concludere qui anche questa puntata. È stata un po' impegnativa. Comincia a diventare sempre più impegnativa questa prigione, ma... riusciamo bene o male a venirne a capo qui, perché non c'è la corrente. Perché vi manca la corrente a voi? In teoria ce l'avreste, invece avete sotto i piedi la corrente voi. Che è che non vi va bene? Andate a fanculo, la metto così da tutto, la metto la corrente. Se mi va bene ma così, piano del culo. Ok, detto questo, ragazzoli, concludo qui questa puntata. Mi raccomando, continuate a seguire la serie. Mi raccomando, commentate numerosi. E mi raccomando, ricordatevi a scrivere dove deve essere adiacente questa stanza, cioè il negozio, se lo sapete, giustamente. Un saluto a tutti da Commando Wolf. Ciao a tutti, ragazzoli.